you. Mm -hmm. Buon pomeriggio a tutti e bentrovati sulle frequenze di RBA. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto alla settima puntata di Almeno Due Pagine al Giorno, un appuntamento settimanale con i libri e le storie per perdersi e eh, ritrovarsi, almeno due pagine al giorno in radio e in video da, da due settimane, colgo l'occasione anche questa settimana per ringraziare Matteo Crespo per la, la, la regia e ehm, anche Michele Comba per la regia video e Alessio Lerda per la ricerca dei brani musicali, la sigla Sun è curata da Adriano Viterbini e intanto colgo subito l'occasione per dare il benvenuto a Pino Pace in collegamento con noi ciao Pino Ciao buonasera a tutti a tutte ciao Francesco e ciao RBF tanto grazie per essere qui con noi voglio soltanto ancora dare due coordinate rispetto a come ascoltare e seguire RBE che è in streaming sul sito sempre rbe.it in radio FM 8780 per la provincia di Torino 8760 in Val Germanasca 88 in Val Chisone 9660 provincia di Cuneo 9150 provincia di Imperia 10110 in Val Bormida in TV sul canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino Cuneo e Asti e nel formato digitale Dab più in Piemonte nelle province di Torino e Cuneo, e in Liguria nelle province di Savona e Genova allora ehm, intanto Pino Paci io ti ringrazio molto per aver accettato il nostro invito ehm, per i nostri mh, spettatori e per i nostri ascoltatori ehm, voglio dire che è sempre un piacere incrociare ehm, la scrittura, le storie e Pino Paci in generale perché una volta insomma ci siamo detti che quando conversiamo forse è meglio che andare dall'analista questo mi piace <ride> Molto, molto una volta, soprattutto in lockdown, abbiamo presentato un altro libro in un altro contesto e insomma, quello è servito anche a conversare, a come dire, scacciare i brutti pensieri. Noi, questo pomeriggio, però, siamo qui a ragionare intorno a. Um, non alla prosa questa volta, ma alla poesia e agli haiku in particolare. Intanto però voglio presentare Pino Pace ai nostri ascoltatori e spettatori. Pino Pace ha pubblicato più di 40 libri, racconti, romanzi, mappe e raccolte di poesie, quasi tutti per bambini e ragazzi, e conduce laboratori e corsi sulle pratiche di scrittura in scuole, biblioteche ed enti culturali. Coordina il festival di narrativa per più giovani maturi. Le cose difficili in parole semplici di Torino, arrivato alla quarta edizione. Tra gli ultimi titoli pubblicati fuori di galera. E noi ce l'abbiamo perché oggi abbiamo riempito il nostro tavolo di libri di Pino Pace, Fuori di Galera, uscito per Marcos e Marcos, scritto insieme a Sofia Gallo, e Poesie per gente che va di fretta. Questo è il libro di questo pomeriggio, ehm, scritto eh, con Chiara Lorenzoni, con la prefazione di Asuka Ozumi, sugli IQ Ancora abbiamo in viaggio nella Costituzione e Mezza Mosca il generale Babbo Natale per Coccole Books. Allora, Pino, andiamo subito sul, sul tema di questo pomeriggio, sugli IQ, perché in realtà... Questo libro non è il primo esperimento eh, di IQ, perché tu in realtà nel 2014 hai pubblicato anche, essendo anche un grande appassionato di bicicletta, IQ in bicicletta per NOTES Edizioni e ancora prima Un gatto nero in Candegina finì e altri 35 IQ per bambini di ogni età uscito sempre per NOTES nel eh, 2012. Quindi l'IQ diciamo, torna nella tua esperienza di scrittore. Perché è un modo di fare poesia in maniera eh, facile, libera, ma facile più o meno, no, Pino? <ride> sì, no, facile più o meno, nel senso che, che non è una poesia vera, anche se è una poesia molto breve, è una poesia che non ha titolo, non ha rima, ehm, è molto semplice. Un arco è fatto di tre righe, tre versi e 17 sillabe totali, quindi si può scrivere veramente molto poco, però dentro quel molto poco ci può stare moltissimo. E, e, e noi ci si prova, eh, sì, io ci ho già provato diverse volte, nel senso che ho provato anche ad avvicinarmi ad altre forme di poesia, diciamo quella occidentale, con dei risultati davvero molto scarsi. Invece, sugli iPhone, secondo me, mi difendo. E, e ho provato con i bambini perché questa è un'altra mia caratteristica. Io scrivo soprattutto libri per bambini e per ragazzi, che, che, però io arrivo da un mondo adulto: cioè delle mie passioni di adulto, che poi alcune sono anche passioni derivate da quando ero bambino, e, e poi io cerco di metterlo in, in un linguaggio comprensibile anche, anche per i bambini. E un un gattone in candegina fini è il primo esperimento che ho fatto: questi 35 Haiku, ehm, per bambini, che, che devo dire è un libro che, che ormai va in giro da 12 anni sempre bene, ecco no, sono libri che durano tanto tempo il secondo, quello che dicevi, Aiku in bicicletta sempre per notte, se notte sei un piccolo editore torinese ma molto attivo e, e, e così è, è molto creativo nel, nel suo catalogo, dei, dei titoli veramente molto belli e, che è un po' un libro nato per caso perché andavo in bicicletta e ogni tanto mi veniva qualche Aiku che, che avesse a che fare con, con le due ruote, io ci vado tutti i giorni perché così sono un ciclista urbano molto tranquillo e, e poi mi sono accorto che c'era un libro proposto, eh, tra l'altro è un libro che l'anno prossimo viene eh, rieditato, che diciamo, è diverso da ristampato, perché cambierà un po' la copertina, ci sono degli haiku in più, cambiano delle cose, quindi è un libro che si rinnova e questa è anche una bella notizia per me, eh, perché è un libro a cui tengo tantissimo. E poi invece questo altro libro qua, questo uscito, quello che tu avevi, Poesia per gente che va di fretta, è nato anche un po' per caso con questa amica cara che si chiama Chiara Lorenzoni, ecco proprio quello. E Chiara Lorenzoni che lei mi ha proposto, mi ha detto noi facciamo un insieme, io non ci credevo tantissimo, lei sì, e poi eh, ci siamo scambiati questi, queste poesie e alla fine eh, abbiamo trovato anche un editore che è Marco Marcosi Beh, un editore diciamo di tutto rispetto perché Marcosi Marcos è un grande editore sì, sì, sì. che tra l'altro ha già pubblicato, ripeto, fuori di galera un romanzo di formazione stranitoso, right. on the road, bellissimo che è un altro di quei libri <ride> che secondo <ride> me dovreste leggere però per arrivare al cuore degli haiku allora leggo tra le note gli haiku sono forme affascinanti di poesia breve Tre versi in tutto con cinque sillabe il primo verso, sette sillabe il secondo verso, cinque sillabe il terzo verso. E in realtà io posso dire che ci ho provato perché in realtà poi in coda al libro ci sono anche delle pagine di esercitazione per chi vuole, ma non sono riuscito, perché in realtà non è così semplice come dire tirar fuori dei versi che abbiano un senso con questa, con questa struttura. e mh, eh, Per Inquadrare anche l'argomento haiku c'è un'interessante eh, eh, prefazione di Asuka Ozumi che racconta in realtà anche un po' la storia di, questo, di questa forma, forma poetica, per raccontarla ai nostri spettatori, ai nostri ascoltatori, anche in poche battute, insomma, come possiamo presentare l'Aiku Pino. E quel numero che hai detto diciamo, è un po' l'inizio, la chiave no? per, per entrare dentro questo, questo mondo, che poi è un mondo molto vasto, anche se è una piccola chiave, però ti fa entrare dentro... che è quel numero che hai detto, è un piccolo numero, però in qualche maniera... Sì. 5, 7, 5. va bene. E sono il numero di sillabe che compongono tutti quanti gli anni. Dicevamo prima, non c'è una rima, non c'è eh, un titolo. E, e, e componendo del, del tre, tre, tre versi con questa metrica, 5-7-5 sillabe, si ottengono milioni di haiku, ah, e sono veramente milioni. E 17 sillabe sono molto poche, si possono esprimere concetti molto piccoli, per cui è una poesia davvero eh, dove eh, lo sforzo è quello di, di, di descrivere il dettaglio, la cosa minuscola. Eh, L'hanno inventata i giapponesi 500 anni fa e, e, le, e, le, e le poesie e gli eco giapponesi sono, sono dei miracoli veramente di essenzialità e di bellezza che sono, descrivono la natura, hanno dei riferimenti al momento in cui ci si trova, cioè alla stagione. E, e quindi e a volte sono attoniti, come, come scrivi anche nella postfazione. Eh, e lo dice anche mh, nella prefazione Lao Zumi: no? ci sono a volte degli, dei, degli haiku che ti lasciano davvero senza parole. Per esempio, oggi in realtà è difficile per noi isolare due pagine, più che altro insomma, isoleremo alcune decine di haiku. Perché, insomma per esempio, se mi permetti, Pino, io nel domande eh, Cos'è l'amore? Non serve rispondere, bisogna fare. Oppure strappare tutto, non è una sconfitta, ricominciare. Insomma. Significa includere eh, dentro eh, tre versi in realtà un mondo, un concetto, un modo di, di vedere anche il mondo, no? Un, sì, un modo di vedere è, è uno stato d'animo, un momento, eh, che ha bisogno di una poesia. Ci sono dei momenti che hanno bisogno di una poesia. Poi io, io faccio questi laboratori, a me piace andare molto con i bambini perché eh, fare dei laboratori nelle classi, nelle scuole, i, nelle biblioteche, dove. Eh, perché c'è questa cosa di, di. Ai bambini si chiede che cos'è la poesia, voi lo sapete? E le risposte sono tante, no? per esprimere un sentimento, altre cose. E, però ci sono dei momenti, secondo me, in cui la poesia è indispensabile, è necessaria. Ecco, l'arco è una maniera per arrivarci. Che è imparata quella piccola formula, in, in qualche maniera può, può riguardare tutti. Anzi, io ti invito Francesco a riprovarci. Que quelle, quelle righe che ci sono in fondo al libro, alla fine, veramente sono un apprigio, cioè un invito. A, a, a cominciare e poi però gli eco possono essere scritti ovunque e in qualsiasi momento della giornata e, e in qualsiasi condizione, davvero serve un foglio e una penna, non serve niente, niente di più e, e sono una maniera di fare che ha un po' la portata di tutti eh, la poesia come la conosciamo in occidente è veramente è più difficile secondo me, è, è più complicata invece cioè l'eco è più semplice per questo può essere scambiato anche per una cosa più banale e invece così non è, perché poi quando senti degli aipo molto belli te ne accorgi. Eh, e questo allora sarà intanto uh, le illustrazioni. Questa, insomma, ve ne, ve ne mostro soltanto una delle, delle 20 illustrazioni, se non sbaglio, più all'interno del, del libro. Sono a cura di um, Ilaria Voghera, anche la copertina uh. molto efficace di Ilaria Voghera. Noi siamo al primo passaggio musicale. Andiamo già a scomodare una grandissima della scena uh, musicale mondiale, insomma, PJ Harvey, quella che ascoltiamo, è Good Fortune. Good Fortune di PJ Harvey da quel disco monumentale meraviglioso che è Stories from the City Stories from the Sea pubblicato dall'Island Records il 24 ottobre del 2000, Pino questo è un disco clamoroso uno dei più belli in assoluto, uno dei più compiuti se vogliamo di PJ Harvey infatti non so come tu abbia fatto a isolare una eh, canzone tra le, tra le 13 perché sono una più bella dell'altra, tra l'altro racconta una PJ Harvey anche un po' più positiva rispetto diciamo, Rispetto ai contenuti precedenti, diciamo degli altri dischi, ti posso chiedere banalmente perché scegli questa canzone, perché scegli PJ Harvey per noi questa settimana? Perché guarda, questo fa parte un po' dei, 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 del mio girovagare vagare su, su, su internet musicale che faccio ogni tanto, soprattutto nelle serie d'inverno in cui scopro un po' di. di... Di dischi, sì, ma, ehm, è cambiato molto, anch'io anch arrivo da una formazione diciamo, discografica, ho cioè, i dischi a casa, compravi i dischi e in qualche maniera era, era, era come fare un'antologia di racconti in cui l'artista poteva raccontare delle cose, eh, come dici tu no, che conosci invece gli album, eh, facendo un discorso organico, dicendo ci sono 12 tracce e quindi io ti racconto una storia, una sensazione, un... Qualcosa che ho capito in 12 racconti diversi. Adesso invece la musica è, è molto più esplosa, no? Qui facciamo una playlist, di le cose che ci piacciono e altre cose. Io quindi non la conosco in questa maniera qui perché l'ho scoperta davvero non da tantissimo. Eh, mi rendo conto che, che è un artista che comunque già lavora da tanto. No, ed è stata una scoperta casuale. Ci sono due o tre pezzi di suoi che mi piacciono tantissimo e che sono quelle cose che ogni tanto ti metti in loop e magari te li ascolti per tutta la giornata, 4, 5, 10 volte e tutta la giornata. E Good Fortune è uno di, di quei pezzi lì anche molto positivi nel senso che sì insomma, no ma poi, poi mi piace lei perché ecco no ha questo piglio assolutamente incredibile è proprio una, una rocchettara questa mea. chitarra incalzante che mette no, quasi il ritmo diciamo delle, delle giornate questo è notevole insomma eh, Pino per tornare agli IQ stiamo ragionando in realtà sulla forza delle parole perché insomma ho scoperto tra l'altro andando un po' a compulsare la tua ehm, eh, bibliografia sconfinata, qua contiamo già più di 30 titoli pubblicati, pubblicati anche all'estero, in diversi paesi nel mondo, ci tengo anche a sottolineare, in realtà tu nel 2006 hai pubblicato un libro, forse ce l'avevi già un po' in testa questa cosa del giocare anche un po' con le parole, anche con i versi, con la poesia, un libro che si intitolava Il padrone delle parole, diciamo. in realtà chi fa poesia secondo me ha molto più. Forse di chi fa prosa, non so, il, il controllo ehm, il, ehm, la sorveglianza delle parole. Per, non so se insomma, funziona questa definizione. Perché insomma, devi, bisogna essere chirurgici quando si scrive poesia eh, quando sì, si sì, scrivono sì. gli IQ, ancora di più. Il no? sì, sì. Sì, sì, sì. Ah, bordo delle parole. Guarda, è, è un racconto che poi è uscito dal catalogo, perché era una casa difficile che si occupava di scolastica, e io diciamo di narrativa e ed è uscito, e è un peccato perché secondo me è ancora molto bello poi non vorrei dirlo io che, che l'ho scritto però secondo me potrebbe avere veramente anche un, un altro sviluppo cioè diventare di nuovo libro e, no, e sì il controllo delle parole è certo che, che, che è utile negli haiku soprattutto perché questo discorso delle, delle sillabe lo, lo scriviamo io e Chiara ma lo scrive anche a Uzumi che ha scritto la prefazione è, è fondamentale ed è una sorta di, lo descriviamo anche nella postfazione, è una sorta di porto a cui tornare poi ogni tanto, no? per non perdersi, secondo me. Quindi ogni tanto con i bambini, per esempio, ci viene una sillaba in più, o in meno, non succede niente alla fine, anche se una serve un più, uno in meno, non succede nulla. Però il fatto di, di mantenere questa forma, questo 575, 5, in qualche maniera ci rassicura, ci porta in, in posti che, che, che funzionano. E poi c'è anche una sorta di camera, quello è un numero che funziona molto bene. C'è cioè una metrica che funziona molto bene se tu provi a fare al contrario eh, 7, 5, 7 oppure 8 12, 24 non funziona nella stessa maniera e quindi è un numero strano e particolare eh, su questo tu hai parlato di Askozumi che ha scritto la nostra relazione. sono molto contento Askozumi è, è una traduttrice di chiara origine giapponese che vive però da parecchio tempo in Italia e um, in qualche maniera ci ha parlato di sua nonna e di una visione giapponese noi, io e Chiara, pur essendo fortissimi ammiratori della cultura giapponese Giapponese è così e modesti conoscitori, però, diciamo, ci siamo avvicinati da un punto di vista molto occidentale. Quindi eh, senza stare a vedere le finezze che hanno i giapponesi. Però devo dire che, che Asko Zumi ha, ha, ha trovato delle cose che in qualche maniera ci accomunano. E poi, secondo me, un, una, una pratica diventa anche più bella e più ricca quando viene praticata in maniera diversa, cioè quando si creano un po' delle um, de, 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 delle parrocchie, no? ehm, delle maniere di leggere, di, di interpretare queste cose. Quindi la nostra è una delle. E buono, è che, no? siccome che tu funziona. sei anche uno, un promotore diciamo, anche dell'importanza dell della lettura sin da piccolissimi, no? Insomma, io colgo anche alcune tracce diciamo, anche di, questo, um, di questo continuo impegno diciamo, nel, nel, nello spingere le persone sin da giovanissimi a leggere, a prendere in mano libri. No? E ci sono delle, degli IQ anche molto belli, c'è cioè, questo il numero 147 che voglio leggere, che è molto efficace: leggere libri, poi si muore lo stesso, intanto godi, in realtà è così Insomma, leggere sì, sì, no, no, certo, qui ma... ed ora ed è meraviglioso perché poi ti porta anche altrove, poi ovviamente diciamo moriremo tutti però in quel momento stai vivendo un, un grande attimo e tempo di, di bellezza e di godimento, no Pino? Eh sì, un haiku come quello è stato espresso in un momento in cui c'era bisogno di di, di di quell'atto che è quello della lettura, che è un atto anche di consolazione, è un atto di eh, eccitazione, è, è, è un atto in cui il pensiero se ne può andare da un'altra parte rispetto a quella che è la realtà di tutti i giorni. Eh, è per quello che, che poi è stato scritto. Eh, prima dicevo, quando c'è bisogno di poesia anche in un momento ordinario, ecco, ci sono, quando non riesce a dire le cose con le parole ordinarie ha bisogno di qualcosa di più, in quel caso lì l'AEQ ti viene in aiuto. E secondo me è quella è un po' la forza di questa forma di poesia perché la impari un attimo. Io, quando vado nelle casse, sono tutti i ragazzini delle scuole medie sono un pochino più refrattari, sospettosi, dicono ma che è questo qua, cosa vuole? Poi si arriva a dire oh, di poesia, c'è cioè, dell'ostilità delle volte. Però dico: per voi questa è una mattina, mh, diciamo, è importante perché imparerete una cosa che poi non dimenticherete. E secondo me per molti di loro, questa è cosa vera. Impari questa formuletta 575. Poi quando ti serve una poesia, hai questa maniera per farlo. Magari non lo farai mai, o magari lo farai fra una settimana, fra dieci anni, fra cinquant'anni. Apri finestre spalanco i pensieri solo leggendo. Insomma, anche questo ci racconta molto eh, sì, di sì. quanto ci dà la possibilità di aprire finestre sconfinate sul mondo. E tra l'altro, oltre alla prefazione della Zumi, io trovo molto interessante per chi eh, avrà voglia di leggere eh, poesie, per gente che va di fretta, di Pino Pace e Chiara Lorenzoni, è molto interessante anche la postfazione, perché eh, che si apre con una domanda, perché eh, tu e Chiara Lorenzoni vi chiedete in realtà se l'aiku è davvero poesia, oppure è solo un gioco semplice e ingegnoso, in realtà poi Andando avanti nella lettura di questa breve postfazione, ma molto efficace dal mio punto di vista, in realtà qui parliamo di poesia del qui e ora, ma anche della memoria, della nostalgia, del gioco e dello scherzo, della semplicità e della vaghezza. L'haiku è la poesia della vita, diciamo in purezza, se vogliamo, no, Pino? Eh sì, sì, ehm, sì. Diciamo che, che noi, noi partiamo dall'esperienza che abbiamo avuto soprattutto facendolo nelle scuole, sì io che Chiara Lorenzoni. Eh, perché quando hai ragazzi, i bambini, i bambini, i ragazzi, diciamo dai, dai 7-8 anni in su, proponi questa cosa, poi loro se la giocano come vogliono. Quindi possono avvenire icu like di tutti i tipi, con tutte le, le sfumature e anche delle cose che ogni tanto, e questo dicevi prima, che ti lasciano attoniti. Hai delle classi in cui hai dei, dei ragazzi e delle ragazze che a un certo punto tirano fuori quello che tu dici. Ma com'è successa questa cosa? Come è scritto? Com è... Una volta un ragazzo ci ha parlato di un satellite di Giove che si chiama Io, ma io sono io ho un satellite di Giove. E quindi eh, siamo partiti da un'aula di, una, di una scuola pubblica italiana e siamo arrivati a Giove. E, però con una freschezza, con un'intelligenza, un acume, capire questa cosa che ti lascia veramente attonito, ti, ti colpisce tantissimo. E, sì, gli, gli AICU possono fare questo piccolo miracolo. E, e guarda che lo fanno spesso eh, quando si va in giro per le classi in ogni classe ci sono uno o due di questi ragazzi che a un certo punto escono fuori con qualcosa di inaspettato di stupefacente intanto siamo quasi in coda alla prima parte ma vorrei chiederti ovviamente Pino di, mh, di leggere anche tu insomma per noi qualche haiku perché ovviamente il conto è che lo legga eh, come dire, un interlocutore esterno e fruitore di poesia come me. Eh, un altro conto è che invece l'autore di questi Aiku adesso si sì, 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 cimenti anche nella lettura di alcuni Aiku. Se hai voglia, noi siamo. Con sì, 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 come, no, come no? No, no, lo faccio volentieri, lo faccio spesso. <ride> eh, ci sono diciamo, dei momenti che devono essere resi con una poesia. Ve ne dico uno, che, che è facile da immaginare, è anche qualcosa di visivo. Io non mi annoio. Tra un treno e l'altro prendo il sole. Oppure, invece, questo diciamo, è un pochino più intimista. Dentro ognuno c'è un bimbo piccolo, a volte ride. È bellissima questa, Pino se posso permettere. Anche questo recupero, <ride> diciamo, anche della dimensione ehm, infantile, nel senso più alto del termine, diciamo no? nella poesia. Perché è anche questo il lavoro, diciamo, no? di de IQ, quello di andare proprio all'essenza, anche, anche il ritornare bambini nelle emozioni, nello sguardo sul mondo, no? Certo, sì, sì, assolutamente. E tu dicevi prima è anche una poesia della memoria. Eh, ce, ce n'è parecchia di, 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 di memoria anche eh, nel senso che, che um, ci sono delle sensazioni che in qualche maniera ci rimangono dentro che sono dei momenti assolutamente piccoli minuscoli molto personali e eh, che in qualche maniera l'aeco ti, ti, ti consente di, di riprendere e, e farlo diventare un'altra cosa qualcosa che puoi trasferire e che le altre persone possono capire perfettamente eh, quindi ecco se, se tu già hai percepito questa cosa vuol dire che eh, il mio ricordo, la mia maniera di, di prendere questo ricordo e farlo diventare così di traverso soltanto ha, ha, ti ha richiamato qualcosa che fa parte del tuo patrimonio. Eh. intanto, eh, intanto sì, siamo, sì. siamo in coda alla, alla prima parte di Almeno due pagine al giorno, spazio al GR di Popolare Network tra poco. Seconda parte di Almeno due pagine al giorno, puntata numero 7 della prima stagione, questa settimana siamo in compagnia di Pino Pace. E del libro di haiku Poesie per gente che va di fretta, scritto con Chiara Lorenzoni, illustrazione di Laria Voghera. Eh, ovviamente, eh, Pino, cioè, eh, eh, poesie per chi va di fretta, ma in realtà per leggere gli haiku ti devi fermare per forza perché insomma non c'è scampo, eh. non è che, che poi anche leggevo per esempio un'intervista che hai rilasciato qualche settimana fa in realtà in cui dicevi che tu pensi gli IQ eh, anche andando in bicicletta perché vai tanto in bicicletta però poi sei costretto a, a fermarti a meno che, passami la battuta banalissima, tu non sia un mago e non riesca insomma a seguire no. anche pedalando insomma no? Eh, no, adesso pedalando posso prendermi un appunto, tuta, sonoro, posso sonoro, un appunto sonoro, posso prendermi un appunto sonoro col, col cellulare, <ride> io faccio anche queste cose qua. No, ma nel senso che sì, ti devi fermare, ma poi anche il titolo è un titolo eh, che in qualche maniera vuole essere smentito. Poesia per gente che va di fretta, alla fine io, guarda, una delle, delle cose che vi stanno dicendo le persone che leggono, libro, che leggono questo libro è che me lo sto leggendo piano piano. Nel senso che non è che prendi e ti leggi 200 haiku da, da pagina 1, pagina 2. Eh, no. se, se, come se fosse un romanzo, qualcosa. E invece no, io proprio. Tutti mi hanno detto, ah, io ne leggo uno, ne leggo dieci, ne leggo cinque, ne leggo così, poi chiudo il libro e rimando a giorno Come una, faccio, terapia, quindi, Pino, una terapia Anche se poi <ride> c'è una poesia per ogni pagina, per cui veramente sono pochissimi, sono, 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 eh, sono 200 Però sì, ed era. Però noi sapevamo che sarebbe successo una cosa del genere, cioè poesie per gente che va di fretta e, e invece era proprio un invito a non andare troppo di fretta e a leggerla con, con lentezza. E, e la, cosa, la seconda cosa bella che mi hanno detto è il fatto di che è un libro che si può leggere e ridurre, e questo è anche vero. Eh, ci sono delle poesie che colpiscono in maniera particolare e ho notato che ogni persona colpiscono per motivi diversi delle poesie diverse e che io e Chiara abbiamo due voci diverse per raccontare le, le storie. E eh, questa amalgama funziona anche bene. Eh, infatti, se, se, se hai visto, non, non c'è scritto di chi sono eh, Dopo un po' neanche noi le distinguiamo più alcune, facciamo un po' fatica. Però. Eh, 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 ah, questo è stato anche fatto in una biblioteca una volta ci hanno fatto un'attribuzione questa è tua, questa è tua, questa è tua e non ci hanno sempre azionato <ride> ma infatti eh, poi ne trovo è vero come eh, scrivete anche nella, nella prefazione nella postfazione ma lo si capisce insomma anche leggendo questi ricordo che in questo libro ce ne sono 200 e di haiku ci sono alcuni che ti lasciano realmente attonito perché senza parole insomma per chi vuole scrivere haiku forse le parole bisognerebbe poi eh, trovarle e recuperarle perché per esempio eh, io sono perfettamente d'accordo con questo haiku il numero 133 riportato anche nella, nella prefazione a ah, poesie non servono a niente se non al cuore e in effetti voglio dire se fanno bene al cuore hanno un ruolo Assolutamente importante, altro che non servono a niente, però, in effetti, diciamo, se vogliamo andare alla sostanza delle cose, sono pochissime parole messe insieme che però scaldano il cuore, no? E c'è anche il vostro invito a portare frasi, esportate parole, dite, scrivete. E questo in realtà Pino è, è un invito che tu fai molto spesso anche nei tuoi incontri, tu dici spesso, me l'hai detto anche tante volte, diciamo, nelle nostre conversazioni, che insomma bisogna osare, bisogna comunque sempre misurarsi, scrivere, buttare giù storie. Quelle storie che nel nostro slogan della trasmissione sono storie eh, che servono a perdersi ma anche a ritrovarsi. Non so se sei d'accordo con questa analisi, in realtà che la prende molto da lontano per sì, arrivare no. al punto dell'importanza diciamo, della, dell della scrittura e in questo caso della poesia, della poesia breve. Sì, secondo me bisogna, bisogna, è necessario cimentarsi in tutte le forme di scrittura soprattutto per le persone come me che fanno questo lavoro. Però tutti, tutti dovrebbero provare a scrivere perché la scrittura è questo mettere in ordine le parole, questo dare un ordine alle parole. È, è una cosa che... che mh, che dà ordine anche ai pensieri poi di, di conseguenza. E per quello che secondo me bisognerebbe scrivere molto diffusamente eh, eh, sempre nelle scuole. Io quando vado a scuola faccio, scri se li faccio scrivere sempre. Poi non, non è che faccio la correzione dei compiti, come i compiti in classe. Però mi piace eh, che, che si provi anche a, eh, a scrivere... A scrivere poesie, a scrivere prosa, a scrivere pensieri sparsi, eh, però già il gesto di scrivere, che, che ha qualcosa di nobile, è qualcosa che ha a che fare con. Mh, che, che attiva parti de, 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 del cervello che, che di solito non sono attivate. Ecco. Eh, quando scriviamo, noi stiamo anche disegnando, perché alla fine. È, 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 Alfabeti sono, sono dei segni che sono diventate delle forme stilizzate, però, stiamo disegnando delle cose. Quindi, davvero, è, è, è una maniera nobile e molto poco praticata di, di esprimersi. Eh, noi diciamo tantissime cose e ne scriviamo molto poche. La scrittura ha bisogno di attenzione, ha bisogno di cura, ha bisogno di, di passione. Anche di... Infatti Pino, in un'intervista tu dici che l'aiku consente di avvicinarsi alla poesia senza paura di non essere all'altezza. Poi gli aiku belli sono pochi, ma non importa. Chi scrive una poesia vuol dire qualcosa per cui le parole ordinarie non bastano. Cerca eh sì. la maniera di renderle scintillanti ci sono delle cose per cui le parole di tutti i giorni non bastano, Pino. Eh sì, sì, certo, certo. E io ai ragazzi faccio sempre l'esempio di quando scrivono una lettera d'amore verso qualcuno su cui, che, che in qualche maniera gli piace e, e viene da scrivere qualcosa, oppure dopo un litigio con una persona a cui teniamo in maniera particolare, sto pensando davvero a un, a un fidanzato, una fidanzata che abbiamo la necessità di scriverle, qualcosa per spiegare. Ecco, lì dice proprio. Le parole ordinarie non bastano più. Eh, non basta mandare un messaggio, un vocale. Un altro... Bisogna provare a scrivere. Eh, perché? Perché lì si, si mettono tutte le priorità, le cose importanti e le cose non importanti. La parola giusta, la parola zeccata, E questa cosa qui è fatta di cura. Vuol dire che... Per fare questo lavoro qui tu devi anche aver molto letto, devi aver molto compreso, e più leggi, più comprendi, più il tuo linguaggio diventa nitido, diventa memorabile, diventa bello da vedersi. E, e c'è bisogno di molta pratica, molta lettura e molta scrittura. E, e paradossalmente non è che, che chiarisci le idee soltanto agli altri perché gliele spieghi, le chiarisci pure tu le idee. Stai anche perché, yeah. come eh, scrivete in uno de, de, degli IQ, eh, buone idee, si nascondono bene, sono nell'aria quindi eh, bisognerebbe sì. soltanto come dire provare a sentire, no? sentire l'aria, tra l'altro tra i tantissimi haiku molto molto belli eh, alcuni lasciano attoniti davvero e, eh, in questo libro ci sono quelli Pino che dedicate alla stazione ai treni, al treno che tarda, eh, ancora alla stazione deserta che in realtà poi hanno insomma nella mia mente anche di lettore di appassionato di cinema hanno configurato anche delle inquadrature diciamo quasi eh, cinematografiche, li ho immaginati alcuni Alcuni di questi luoghi ehm, di passaggio de dei treni e anche dell'umanità dell varia. Per cui in realtà molti IQ sono anche delle piccole storie di cinema, se vogliamo. Sì, sì, eh, se vuoi te la leggo assolutamente cioè, sì. Il 189 per notte. ascoltarti, Pino. <ride> 189 alla fermata il fiato si fa fumo la notte, giorno. giorni. Eh, adesso, io, questo sinceramente non mi ricordo quando l'ho fatta, però anch'io <ride> la vedo, no? Davvero. Però è sicuramente una di, di quelle giornate che cominciano molto presto, no? Ce l'abbiamo tutta nella nostra vita e in cui ti alzi, che ne so, alle 5 del mattino vai a prendere un autobus, puoi andare da qualche parte, eh, che ne so, un treno, un aereo, uh, in un posto lontano, eccetera. E, e, e questo è un iPhone come, come piacerebbero ai giapponesi perché in qualche maniera ha un'indicazione della, della stagione, una stagione autunnale o invernale e, e di questo fiato che, che si fa fumo di questa notte che diventa proprio lo giorno e, sì, ed, è, ed è anche un aspetto visivo assolutamente e, mi piace che tu mi abbia detto questa cosa qua perché se tu ci pensi questo aspetto visivo che può essere molto nitido, molto forte è raccontato in 17 sillabe sono pochissime, è una poesia brevissima e, istantanea quasi, eppure lì si crea anche questa, questa visualità. Eh, ci sono degli IQ che sono stranissimi, veramente si può pur essendo una formula molto piccola, eh, può essere una formula molto ricca, perché davvero si possono fare in tutte le maniere possibili. E in eh, effetti ci sono anche degli IQ che sono poi anche ehm, legati ai nostri sensi, no? sono anche percettivi se vogliamo. Per esempio, l'IQ 101. Quello che cerco sta dentro un ricordo da annusare. Cioè, tu quasi. Riesci a sentire no, eh, certi ricordi anche attraverso il, il, i profumi, gli odori, no? e quindi, come dire, ehm, trovo questa forma di poesia eh, contenuta poi in, queste, in questi 200 che. Voi avete pubblicato con Marcos in Marcos la possibilità, come dire, anche di, di scavare dentro i nostri ricordi, dentro uh, quello che siamo stati, quello probabilmente anche che, che, che vogliamo essere. Per cui, insomma, grande operazione insomma, quella di, di, di pubblicare 200 IQ e di, di invitare il pubblico dei lettori a, um, a, a cimentarsi, insomma, a scrivere. Infatti, per chi compra questo libro, al fondo, come dicevamo poco fa, ci sono anche... Come come si fa con i libri di scuola, insomma, no? Ci sono, eh, il primo è, è, è completato, e poi dal secondo in poi c'è una, una riga eh, di suggerimento, e, e poi ci sono invece le righe vuote per cimentarsi completamente nell'operazione di. di di scrittura. Siamo al secondo eh, passaggio musicale proposto da, eh, da Pino Pace e andiamo anche, eh, conoscendo Pino Pace, anche a un suo vecchio amore musicale, ma che, che da queste parti è anche eh, condiviso eh, in pieno, che è Pino Daniele. Quella che ascoltiamo è: Putesse essere all'ero potesse essere all'ero di Pino Daniele dall'omonimo disco uscito per la EMI nel 1979. Allora Pino, sei andato a scavare una eh, canzone eh, tra le più belle, più poetiche, insomma, io potesse essere all'ero con mia figlia in braccio che mi tocca a faccia e non mi fa vedere da sempre questo verso mi ha sempre evocato diciamo, no? eh, tenerezza, nostalgia insomma. e ovviamente Pino Daniele dicevamo poco fa che un, un tuo vecchio amore musicale una passione musicale anche condivisa eh, da queste parti e che insomma, i racconti, a proposito di racconti di poesia, di evocazione di mondi eh, la musica e l'arte di Pino Daniele Insomma, contengono moltitudini, davvero no? Pino, eh, sì, sì. Eh, io, Pino Daniele, guarda, in, in video chi lo scopre adesso, ma neanche tanto perché poi anche per me fu una, una scoperta strepitosa. Perché la, la canzone napoletana quando ero ragazzo io era una canzone tradizionale, una canzone, ma così che cantavano anche i miei genitori, sono in genere meridionale, ma, ma era una canzone per vecchi. E, e poi invece arriva questo Pino Daniele, e io ti ti dicevo prima sono andato a vedere il concerto. Non mi ricordo se era l'82-83, questo denuncio la mia, la mia anzianità, ehm, a Torino, eh, dove c'era la Napoli Centrale, tutta quanta la band, quello, quello degli inizi. E, e devo dire che fu un concerto bellissimo, entusiasmante, uno dei più bei concerti che abbiamo visto in vita mia, e uno dei primi anche che vedevo da, diciamo, da giovane adulto, e, no, e questa cosa di prendere un dialetto e farlo diventare una musica contemporanea moderna, con questi testi che anche per me, che comunque avevo le orecchie avevo un po' di dialetto diciamo dell'area meridionale, però non comprendevo tutto, il, il, il napoletano di Pino Daniele era un napoletano piuttosto stretto, un po così, un po legato, e, però il fatto che poi fosse messo su questa musica che è una musica, si sì, prende dal jazz, dal blues, da, da, da tutte queste influenze, però è anche una musica italiana, Italiana, ecco, era una cosa fenomenale. E in più ci sono questi testi, e eh, a me potesse essere all'era mi commuove. che mi tocca abbastanza perché ho, ho anche dei ricordi poi da padre. Per cui ehm, è, è una canzone di una dolcezza di una bellezza incredibile. Pino in Daniele ha fatto canzoni tristi, ha fatto canzoni allegre, ha fatto canzoni eh, commoventi, eh, è stato davvero un artista eh, grande, grandissimo. E è che questa sua napole napoletanità l'ha fatto diventare un patrimonio per l'Italia, per l'Europa, per il mondo musicale. Poi, ecco, io lo sento così. È difficile trovare un pezzo brutto. Forse, vabbè, uno è rim rimasto più attaccato ai dischi degli inizi. Poi, poi anche lui ha, avuto la sua, ehm, ha fatto il suo cammino, le sue scelte, eccetera, che, che mi piacevano un pochino di meno. Però quello di, di queste canzoni dell'inizio è veramente... E comunque, io sono d'accordo con te assolutamente, Pino Daniele. Eh, patrimonio dell'umanità, così come sono patrimonio dell'umanità, ovviamente mi consentirai anche come dire, eh, la retorica di quello che dico, però lo dico diciamo, a ragion veduta: sono patrimonio dell'umanità questi libri di Pino Pace. Eh? Innanzitutto bestiace le incredibili avventure di Sam Colam e del professor Picopane, Universò, le avventure spaziali di Sam Colam e del professor Picopane, oltre a Picosauri, tutti i dinosauri di Sam Colam e dal professor Pinopane. Allora, insomma, perché dico che sono un patrimonio dell'umanità? Perché questi libri, come dire, spopolano ancora adesso diciamo, tra i, eh, i più piccoli, ma non soltanto, perché questa è una perfetta lettura anche per gli adulti che, ehm, come dire, non si leggono. Lasciano soltanto eh, condizionare dal, diciamo, dal qui ed ora di, di un animale, ma che lanciano il cuore oltre l'ostacolo e la fantasia oltre l'ostacolo per provare ad inventare dei, eh, degli animali. Insomma, Pino, che cosa voglio dire con tutto questo? Ovviamente questi volumi continuano a, a, a girare insomma, in lungo e in largo tu continui a fare laboratori in cui inviti i, i ragazzi e non soltanto i più piccoli a inventarsi un mondo diciamo eh, animalesco il più fantasioso possibile no? ho esagerato? Io direi di no, 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 non hai esagerato nel senso che sì, Allora, sono libri che ormai vengono da 13 anni che per, per il mondo editoriale è così dico che sia un'eccezione però diciamo che, che non, è, non è scontato eh, perché i libri di solito durano molto poco, forse ne vanno dalle libreria, perché escono decine di migliaia di titoli ogni anno, e eh, le librerie sono quelle che sono. Invece, questo qui è un titolo che continua ad andare. Se io continuo a lavorarci sopra è diventata una sorta di trilogia, questa, nel senso che sono le avventure di questi due. Ehm, scienziati molto squinternati e sono dei carnet de voyage dei, degli animali che loro trovano Loro in bestiacci sono su questo mondo che provano degli animali stranissimi che non esistono naturalmente però con i bambini queste cose ce le dobbiamo sempre e decidere se esistono o non esistono universo vanno invece nello spazio e gli spicosauri tornano indietro nel tempo quindi abbiamo fatto questa trilogia di tre carnet de voyage di questi Viaggiatori con questi animali, la descrizione di questi animali. A proposito, Pino mi dai un sacco di, di spunti oggi perché tu hai anche pubblicato un carnet di voyage, Appunti di viaggio, L'arte di fermare, di fare i ricordi. I ricordi. Eh, no, quello è un manuale su come esatto. fare i carnet di voyage: eh, sia quelli, quelli veri che quelli finti, cioè quelli di, di qualche maniera carnet di voyage inesistenti, sia le mappe per raccontare i viaggi. Eh, sì, io mi sono accorto lì che. che, che non basta scattare una foto con il nostro cellulare come noi facciamo tutti, dico purtroppo ma non perché siamo male a scattare le foto con il cellulare, perché alla fine ci rimane molto poco, poi perdiamo il cellulare o oh, succede qualcosa e perdiamo anni di, di fotografie che abbiamo fatto in un in istante. Eh, invece un quaderno di viaggio è uno strumento che ha, ha delle ricchezze, delle potenzialità maggiore rispetto al cellulare, in cui noi possiamo utilizzare tutti i sensi, quindi non soltanto la vista, ma anche l'udito, l'olfatto, il tatto, eccetera, e possiamo usare tutte le maniere per eh, rendere le cose che, che osserviamo, che vediamo con tutti i nostri sensi. E utilizzando tutte le maniere espressive, il disegno, la scrittura, la, la fotografia, ehm, alcune tecniche per prendere il reale, gli oggetti che possiamo raccogliere e mettere dentro il nostro quaderno. Con i bambini funziona ma funziona benissimo anche con gli adulti. Ci sono dei, dei, delle persone che fanno dei carnet de voyage, che sono degli artisti veri. Anche questi possono essere decreti in tutte le maniere, possono essere anche dei, degli strumenti molto, molto eh, così, innovativi per raccontare le cose, pur loro, usando materiali che sono materiali antichi, che sono un quaderno, una penna, poi una matita e poi tutto quello che riusciamo a mettere dentro partendo anche dalle piccole cose perché un altro degli haiku che vi leggo molto volentieri il 56 ci sono nidi nelle piccole cose come carezze così come carezze sono insomma quelle tutti quegli haiku contenuti dentro poesie per gente che va di fretta noi Pino stiamo quasi esaurendo il nostro tempo insieme però insomma come avete avuto modo di di scoprire anche questo pomeriggio eh, Pino Pace, dalla poesia alla prosa, al viaggio, al, ai mondi fantastici. Insomma, eh, Pino racconta un, un, un universo diciamo pieno di, di, di spunti e di, e, di, mh, e di storie le più diverse. È andato anche nella storia con la S maiuscola, con l'ultimo elefante. Ha anche realizzato un romanzo di fantascienza. Si può dire: no? Mamma in polvere sì, sì, si può eh, dire. per Camelo Zampa. E fuori di galera, ripeto, un romanzo sempre per Marcos e Marcos di, di formazione di un adolescente che si trova a vivere una, una, una storia eh, potentemente cinematografica che incrocia il noir, che incrocia eh, i sentimenti più veri di un adolescente che fa i conti con genitori un po' leggeri, tra virgolette, no? Eh, allora, Pino Pace, noi siamo, siamo in coda, volevo eh, ricordare però, e eh, qui volevo farti l'ultima domanda, in realtà, ehm, eh, rispetto ai laboratori di, di, di IQ, perché eh, ci sono dei laboratori di scrittura per le classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi delle scuole secondarie che voi portate in giro, anche sostenuti eh, da Marco Simarco, se non sbaglio, no? Sì, 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 sì. Le facciamo sia io che, che, che Chiara Lorenzoni, poi io abito a Torino, Chiara abita a Lecce, quindi siamo proprio due, due antipodi e, e ci avviciniamo poi ai posti a seconda del, di che collocazione hanno nel, nello stivale. Sì, facciamo questi corsi Sul sito di Marco C. Marco ci sono le maniere per partecipare se qualcuno dovesse interessare, li possiamo fare anche a distanza, però anche in presenza. Abbiamo fatti, io, io ne ho fatti qualcuno di più perché li sto facendo da quando sono usciti i miei due decine anni fa. Sì, che sono dei corsi, de, degli avvicinamenti. Noi raccontiamo quello che facciamo noi, non pretendiamo di avere l'ultima parola, su noi. noi vi insegniamo a, a diventare poi assolutamente, vi diciamo quello che facciamo e quello che in qualche maniera, poi, lo testimoni anche tu, diciamo, incontriamo le persone e ci dicono, ah, che, che bello quella è scritto lì l'ho letto, l'ho pubblicato, ogni tanto qualcuno ce lo mette da qualche parte no? e, e ci dice, ah, ho letto questo, ho letto l'altro, quindi in qualche maniera abbiamo questo riconoscimento. E mm, quindi facciamo, sì, assolutamente lo facciamo e siamo molto contenti di farlo. E allora il nostro invito da qui, da almeno due pagine al giorno, è a leggere, ad acquistare, come diciamo sempre, no? leggere, acquistare, regalare e rileggere e riacquistare magari. Eh, poi tra l'altro arriviamo anche, eh, siamo quasi in un tempo di regali diciamo, no? Poesie per gente che va di fretta di eh, Pino Pace con Chiara Lorenzoni pubblicato da Marcos eh, I Marcos l'invito ovviamente anche a leggere gli altri libri di Pino Pace Insomma, qui ne abbiamo soltanto una piccola porzione ma in realtà se voi provate a cercare la biografia di Pino Pace troverete diciamo, una multiforme quantità di produzione letteraria ehm, di eh, Pino Pace, siamo in coda Pino io ti ringrazio moltissimo per essere stato qui con noi, spero sia stato come un buon tempo anche per te, e sì, certo. ben, ben tornato insomma a ragionare di libri con noi. Grazie, grazie grazie a te, Francesco. Grazie a voi, e dai, io vi auguro davvero buone letture a tutte le persone che ci stanno ascoltando e vedendo. Questo. Grazie mille, no, Pino, buon proseguimento. Arrivederci. Eh. E noi eh, ovviamente siamo quasi in coda, ma eh, abbiamo ancora qualche minuto con la eh, rubrica Almeno tre libri alla settimana a cura della libreria binaria centrocommensale. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori, anzi ai video ascoltatori di Radio Bequit. E siccome appunto ci mostriamo in volto, in viso, ci presentiamo, io sono Filippo. E io sono Manuela e siamo a Binaria Torino. Esatto, e qui da Binaria Torino volevamo appunto... Eh, Fare un collegamento con un'altra realtà di binaria, una realtà satellite, che è la nuova libreria di Rivalta. Esatto, da poco più di un anno siamo anche a Rivalta, tra libri e fiori. Infatti abbiamo aperto uno spazio che vuole fare convivialità, commensalità e cultura anche a Rivalta di Torino, in via Roma 9. E proprio lì eh, parte la nostra trilogia di libri odierna. Esatto, esatto. Anche questa settimana, quindi, un libro per ragazzi, un romanzo e un saggio che in qualche modo sono legati alla nuova realtà. Esatto. Il primo è a firma di Andrea Amico, lo pubblica Emons, e si chiama La notte delle tartarughe. È un libro consigliato dagli 11 anni in su. Cosa succede in questo libro? Un gruppo di ragazzi eh, si trova nei guai per aver pubblicato eh, un video. Eh, dei loro attivisti ambientali con un contenuto non consono. Eh, vengono eh, uniti diciamo, con un viaggio in cui dovranno eh, accudire delle tartarughe marine. Eh, il viaggio è in una immaginaria baia pugliese, il libro è molto divertente e oltre a uh, raccontarci, di parlarci di tutela ambientale e eh, di ecosistemi marini, è anche un modo per riflettere sui rischi potenziali eh, del digitale. Il romanzo invece di cui volevamo parlarvi è questo di Paola Cereda, La figlia del ferro, edito da Giulio Perrone, editore. È un libro che consigliamo moltissimo e che presenteremo a Rivalta il 29 novembre alle 18. Paola Cereda è una scrittrice torinese con molti libri all'attivo e in questo nuovo romanzo ci porta indietro nel tempo. Siamo all'isola d'Elba, appunto terra di miniere e di ferro, e ehm, durante gli ultimi giorni del della liberazione e il libro fondamentalmente racconta del, di questo, del gesto di Iole, di una giovane donna nei confronti della comunità eh, del luogo ed è un libro che si ispira a una storia vera che Paola Cereda ha saputo raccogliere e ha trovato le parole giuste per raccontarla. E poi chiudiamo con un terzo consiglio, è di saggio, molto agile come vedete. È edito dal Gruppo Abele, edizione del Gruppo Abele, quindi rimaniamo in casa perché Binaria è il centro commensale del Gruppo Abele, lo firma Angelo Tartaglia, docente ingegnere nucleare e fisico. In 11 agili capitoletti smonta le fake news eh, legate all'energia nucleare, eh, quindi eh, questa eh, favola, questa narrazione che la vorrebbe come eh, una energia, una fonte pulita, rinnovabile e sicura. E quindi l'abbiamo presentato proprio eh, ieri a Dinaria Arrivata, è stata una presentazione molto interessante ed è un libro eh, che davvero vi consigliamo. Allora direi che è tutto. Eh, vi salutiamo e speriamo di vederci presto. Grazie, ciao. Ciao. ciao! E siamo giunti al termine della settima puntata della prima stagione di almeno due pagine al giorno. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica domani, domenica 20 novembre a mezzogiorno e sarà poi disponibile sul sito rbe.it il podcast della puntata numero 7. Grazie a Matteo Crespo per l'assistenza in regia e a Michele Comba per la regia video. Noi ci ritroviamo qui sabato prossimo 26 novembre 2022, sempre alle 17 per la puntata numero 8 di Almeno Due Pagine al giorno. Ricordate, c'è sempre una buona storia da raccontare perché c'è sempre qualcuno disposto ad ascoltarla. Ciao a tutti!